Neanche con l'anno nuovo la Grifo ha invertito la rotta negativa. Tornata nel campo di San Sisto, dove ha conquistato la storica promozione in Serie A e l'altrettanto importante salvezza, la squadra di Sciurpa non è riuscita ad avere la meglio sul Napoli. La formazione campana ha avuto la forza di reggere l'urto in avvio e di farsi trovare pronta nella ripresa, dove nel giro di 7 minuti ha chiuso l'incontro. La Grifo, pur costretta a rattoppare una difesa falcidiata da infortuni, squalifiche ed indisponibilità, nei primi 45 minuti ha fatto la voce grossa, ma non ha avuto la capacità di concretizzare le diverse occasioni create. Intorno al quarto d'ora, prima Pederzoli, poi Natalizzi ed infine Pugnali hanno sprecato da buona posizione. Al 31esimo, ancora il capitano Natalizzi ha calciato debolmente un ottimo assist dalla sinistra, sempre della Pugnali. Nel finale di tempo, Sara Valle ha scheggiato la parte alta della traversa su un colpo di testa da punizione laterale. In avvio di ripresa, Grifone ancora in avanti, ma punite alla prima distrazione. La Pirone ha tutto il tempo di portare a spasso il pallone e di calciare verso la porta di Monsignori, senza essere mai contrastata. In svantaggio, la squadra di Sciurpa ha perso coraggio e ha lasciato il campo alle partenopee, che al 14esimo hanno chiuso i giochi. Pederzoli atterrato in area la già citata Pirone, fallo, rigore e giallo per la numero 8 biancorossa, con conseguente espulsione, vista l'ammonizione rimediata nel primo tempo. Dal dischetto con la suono ha centrato il bersaglio. Nella mezz'ora restante c'è stato spazio per qualche sfuriata biancorossa e per il tris campano, firmato da Diodato. Un KO davvero pesante per la Grifo, soprattutto per il morale. Con 16 partite ancora a disposizione, la salvezza, anche passando per i play-out, è ancora possibile, ma la tenuta mentale della squadra preoccupa molto. Per compiere un'altra grande impresa serve crederci di più, anche quando non fila tutto per il verso giusto. Visto il primo tempo e visto come hanno giocato le due squadre in campo, credo di aver visto una sola partita, cioè una sola squadra in campo al primo tempo. La realtà di fatto è anche che comunque sia nel momento in cui tu sei solo in campo e il primo tempo detti leggi e quindi giochi un buon calcio, devi anche poi raccogliere dei frutti, quindi non puoi permetterti di avere 4 occasioni a gol e non farne neanche una. Dal mio punto di vista non ho ancora nulla in mente, semplicemente perché credo che le valutazioni non si debbano mai fare a caldo. Credo che le ragazze abbiano approcciato e abbiano giocato, lavorato in questi 15 giorni molto bene, abbiamo fatto una variazione anche di campo per andare incontro anche alle esigenze insomma, delle ragazze che ci dicevano che si trovavano meglio in questo campo che era lo stesso dell'anno scorso, quindi credo che abbiamo fatto una svolta, lo stiamo dando. Vero è che comunque c'è bisogno anche del loro apporto per riuscire in qualche modo a concretizzare qualcosa e per riuscire a vedere se siamo da Serie A e se riusciamo a salvarci, questo è. Credo solo che sicuramente sarà una cosa da valutare, ne parleremo in settimana, come ne stiamo parlando da un po' di tempo, stiamo facendo tante cose, tante prove, tante cose per migliorare la situazione, per dare modo alle ragazze di lavorare nel miglior modo possibile. Credo anche che ci sia da valutare anche la loro mentalità in questo senso, no? Nel senso che alla fine tutti ci dicono che giochiamo bene, che non siamo una squadra, che ci meritiamo quello che abbiamo, però poi alla fine i punti fanno la differenza purtroppo. Ogni anno è un anno a sé, io credo che dobbiamo lavorare sia sul campo ma anche sulla testa delle ragazze per riuscire a farli capire che c'è ancora una possibilità. Faremo questo e vedremo quali possono essere le armi per poterlo fare.